Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo episodio di Attack on Titan 2. Nello scorso episodio abbiamo provveduto all'eliminazione dei giganti che si trovavano al di fuori del distretto di Trost e oggi dovremo entrare a tutti gli effetti nel corpo di ricerca, perciò parliamo con Angie e vediamo che cosa vuole da noi. Dentro tra noi ho un piano di riserve, non ho un piano qualsiasi, una cosa fantastica. A dire il vero sto andando a parlare con Erwin proprio ora, se ti interessa vuoi venire con me? Ma boh, sapevo che avrei potuto contare su di te in questo caso. Che stiamo aspettando? Secondo me vuole catturare un gigante, la conosco a questa. Credo che dovremmo usare i poteri di Eren per fare in modo che questa missione di cattura del gigante abbia successo. Ti pareva a te? No, non riesce ancora a controllare le sue abilità di trasformazione. Lo so, ma è estremamente importante riuscire a catturare quelle creature. Non dimentichiamoci che l'obiettivo primario del corpo di ricerca è capire la vera natura dei giganti. Sta zitta, quattro occhi. L'ultima parola sull'impiego di Eren spetta al comandante. Ma qual è il problema? Mi dispiace che a Eren venga negata l'opportunità di prendere parte alla missione. Non credo che il ragazzo abbia detto che lo vogliano, è vero? Magari no, ma il punto è che non ci sono molti candidati idonei per la missione. Ah, mi è venuta un'idea. E se portassi qui Red, avreste da obiettare? Non voglio costringere nessuno. Se a Red sta bene, allora va bene anche a me. Le missioni di cattura di giganti sono rognose, spesso non finiscono bene. Se non vuoi partecipare è meglio dirlo adesso. Allora, se è possibile fare altre scoperte sui giganti ci sto. Lo sapevo che avresti accettato. Avete visto? So come scegliere un buon soldato. Su via comandante di divisione, usare un novellino per una missione del genere è da matti. Bene, se la nostra recluta è disposta a partecipare non sarò io a impedirglielo. Però vedi di tenerti a distanza dalla prima linea, d'accordo? Ok, allora cominciamo i preparativi, abbiamo un sacco di cose da fare. Yuhu! Frequentare quel tizio ti farà sentire anzitempo in tomba. Levi, tu prenderai gli altri quattro a parte Eren e costituirai la riserva. Non vuoi che le nostre truppe fresche facciano una brutta fine, no? No, signora. Allora, dobbiamo catturare i giganti. Lo scopo di questa missione è la cattura. Per prima cosa dobbiamo assicurare che nessun gigante entri nel perimetro a distrarci. Va bene. Fin di tutto, mi metto ad ammazzare questi qua. Si può andare lì, grazie. Sì, ma guarda quanto gli ho lasciato. L'ha catturato un mondo. Cioè, si mettono tutti a preoccupare per le reclute. Attenzione alle reclute. Le reclute sono deboli. Intanto sono loro che ci stanno crepando io di salvo. Ma certo che sono tutti grossi. Questi qua non li scelterò mai. Un altro che ci stava per morire. Sì, no. Angie, vai tu. Ma non fare sti salti. Andiamo dal signor Herd. Allora, cosa vuoi, Herd? Sei circondato dai giganti, vuoi una mano? No, uno è andato. E ciccio pasticcio qui. Ci muore pure lui. Olè. Herd entra così nella nostra squadra, bene. Adesso c'è Gunther. Hanno costruito di costruire. Hanno finito di costruire la base. Sto qua dovrei poterlo shottare. Eh sì, vabbè. Giustamente si sposta sempre. Stati fermo un attimo. Sì, ma perché Herd non me l'ha detto che ha finito la missione? Oh, non me l'aveva aggiornata la missione, per quello non veniva con Herd. Andiamo il signor Orwo. Stai a fare. L'ho shottato lui.
Questa ma davvero? E va bene, abbiamo aiutato anche Oruo. Perfetto. Adesso sta Petra. Il cavallino ha fatto ritorno. Vediamo Petra che sta combinando. Allora tu muori. Anche tu muori, lo sai che muori, vero? Non ti crederei di vivere. Sono comparsi altri giganti, ma davvero. Aspetto un attimo qui così faccio entrare Petra nella mia squadra. E levo Gunther che non mi serve un cavolo. Cambio pure il gas visto che ci sto. Continuano a comparire i giganti dai lati, mi dà un fastidio sta cosa. Sto Petra entra nella squadra. Possiamo andare lì. Senta, signor gruppo di giganti, lei non può stare qui, dobbiamo fare un'operazione speciale. Lei mi dà solo fastidio. Aird, e andiamo da quegli ultimi che stanno lì e poi facciamo piazza pulita di quelli che sono comparsi ai lati. E lì vai. Ma lì vai, puoi entrare nel mio team o... Si è unito a noi, lì vai. Molto buono, non c'è che dire. Però io... sì, vabbè, mi devi tirare lo schiaffone adesso. I fucili immobilizzatori vengono usati per catturare i giganti piccoli si possono catturare agganciandoli usando il fucile di immobilizzazione, per i giganti di taglia media e grandi invece dovrei prima mettere fuori uso le gambe. Devo usare i fucili di immobilizzazione per catturare i giganti. Il gigante che vuole catturare Angie è quello lì, quello col teschio. Andiamo a vedere. Dovrei prima far fuori quel gruppo di giganti che si trova lì. Ho quasi finito le lame. Ma che ne sono? Vabbè che sono per lo più di 3 metri, perciò... Tu muori. Muori. Tu, adesso vediamo che fare di te. Vi vai, vai tu. Top. Aspetta, c'ho le lame tutte rotte. Ok. Ah, ma sta un gigantino qui. Ma continuano a comparire o sbaglio? Cosa vuol dire sta accusa che continua a comparire i giganti? Allora, voi siete troppi piccoli. Oh, doppia! Quanto la doppia? Allora, tu sei il gigante da catturare. Perciò... Dove cacchio vai? Vai io! E ti stai fermo! E che diavolo! Oh! E che cavolo! Cattura effettuata, a posto. E ti stai un attimo fermo, ti prendo. Ce l'abbiamo fatta, un gigante di 4 metri è nostro. La missione è stata un successo. Devo catturare un anomalo medio. Ah, quello lì. Ok. Però prima... Sì, però qualcuno non è che mi vuol dare una mano, no. Guarda, è rimasto 3 PS in croce e devo stare io a dargli il colpo di grazia. Mi piace il tuo stile Ackerman, a me ci credo. A chi non piace il mio stile? Vai tu, Angie, che non vuoi arrivare fino là. Allora, là sta un altro gruppo di anomali. E in più... sta il signor gigante da catturare. Allora, prima di tutto tu muori, secondo di tutto tu muori.
non al primo colpo. Però tu perdi di tutto. Come mi ha... no, non può avermi preso. Non è proprio fattibile. Dice, tu muori. Cavoli. Sì, mi devo curare. Cavolo. Sì, vabbè. Non è infattibile. Però mi devo allontanare un attimo, perché questi qui mi fanno... Senti. Ma non volevo usarlo così, volevo fare la mossa speciale. Vabbè, va. Non può farle così in santa pace. No, tu ci muori. Ah no, ma tu sei quello da catturare, non posso ammazzare. Ah, va a posto, Angelo, ho fatto il suo lavoro. Allora, a te devo tagliare le gambe, se non ho capito male. Prima di tutto. Ah, ce l'hai pure dure. Peccato che Petra taglia solo le braccia. Sì, ma guardalo come cerca di mettersi in piedi con una gamba sola. Cioè, non sei fattibile. Ok. E abbiamo catturato anche l'altra nuova. Mi fammi il gas. Sì, un gigante di 7 metri è il nostro. Yeeey. Ce l'abbiamo fatta. Ho chiuso con questa roba. Molti giganti si stanno avvicinando alle cose, alle basi. Sì, ma avvicinarci sì un conto. Qui sono spawnati dal nulla. E questo è il fatto. Ma li ammazzo, non è quello il punto. Ma qui costruirei proprio uno di quelli che gli spara. Vediamo. Facciamo il più male possibile, che è stordito. Oh, mi si sono rotte le lame, che bello. Oh, andiamo Petra. Dovremmo shottargli la resistenza. E lo prendiamo al collo di nuovo. Do uno. Do due. Do tre. Ale. Un attimo, mi dà fastidio quel gigante lì. Guardate, guardate il fastidio che mi dà. Il fastidio che mi dà lasciarli così poco. Ho 40 bersagli, ho fatti fuori, quello lì può pure vivere per i miei gusti. E adesso rimani solo tu. Che stai a fare? Adesso guarda che uso li vai. Parte verde elevata e andiamo con Levi. Boom 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 boom. I can stop singing this bloody tune. Eccoli. Guardate quanto male io ho fatto. Di nuovo. No, tu devi morire. Ale. Ha eliminato il gruppo di anomali. Il corpo di ricerca può ritirarsi. È tutto, andiamocene da qui. Grazie per il vostro aiuto e ora torniamocene a casa con i nostri nuovi amici. Sì, gli amiconi, guarda. Wow, un prigioniero vivo, incredibile. Ora sarò in grado di seguire tutti gli esperimenti che avevo in mente. Dovrò stendere subito una tabella di marcia. Non so nemmeno da dove cominciare. Privarli dell'esposizione alla luce. Sì, smettono davvero di muoversi in assenza di luce. Vorrei vedere se è un aspetto che varia da gigante in gigante.
Prima di tutto dobbiamo provare a capire le loro intenzioni. Ma quali intenzioni? Per quanto ne sappiamo, i giganti sono spinti solo dal desiderio di nutrirsi di esseri umani. Può darsi, ma esistono alcune testimonianze storiche che affermano altro. Abbiamo un taccuino lasciato da un soldato di nome Ilse Langna, per esempio. Scrisse di aver incontrato un gigante parlante. Vorrei chiederlo a quei due, è l'occasione perfetta. Se c'è una cosa che gli appunti di Langnar chiariscono bene, è che sappiamo ancora pochissimo sui giganti. Dobbiamo cercare di comprenderli maggiormente. Anche se non impariamo molto, sarà comunque meglio di niente. Credo che un giorno saranno ricerche come questa a far trionfare l'umanità. Ok. Comandante di divisione, è troppo pericoloso mettersi a discutere fuori dalle mura. Dobbiamo caricare subito i giganti catturati su un trasporto. Oh, non hai ancora dato dei nomi, me ne sono dimenticata. Con tutto il rispetto, non credo che... L'operazione è stata un successo. Ok, io vedo se si può fare amicizia, nel caso andiamo un attimo avanti con la trama. Beh, ho parlato un attimo con tutte, adesso vediamo cosa vuole Angie. Grazie per l'aiuto, Ackerman. Sto per iniziare con gli esperimenti, dovresti venire anche tu. Ah. Posso andare nella stanza di dove tengono i giganti adesso? Andiamo a vedere, sono curioso. Ecco qua, questa qui è. Ah, con tutto il tendone. Stanza di ricerca giganti. Vediamo un po'. Com'è che Angie è arrivata prima di me? Vabbè. Bene, eccoci, la stanza di ricerca. Gli esemplari che abbiamo catturato sono già qui, ovviamente. Per quanto riguarda il tipo di esperimenti che stiamo per condurre, ti incuriosisce molto, vero? Certo. Come pensavo, sapevo che ti sarebbe interessato, Ackerman. Ora la buona notizia è che mi aiuterai a gestire questa struttura. Che fortuna, eh? Vorrei aumentare il numero di cavi, sai, e mi serve il tuo aiuto per catturarle. Più tipi di gigante abbiamo a disposizione, meglio sarà per la nostra ricerca. Porterà nuove invenzioni che vi aiuteranno sul campo. Ok. Come vuoi, vediamo tu che mi dici. Qui dove studiamo i giganti, vuoi contribuire alla ricerca? Ah, vedi, posso fare tipo il Pokédex con i giganti, il Titandex, guardate un po', guardate. Posso catturare ogni tipo di gigante che sta nel gioco, probabilmente. È davvero interessante sta cosa, sì sì. Adesso si va avanti con le missioni, perciò direi che questo episodio è giunto al termine. Quindi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividete e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Da Endered qui è tutto, e Psycongru!